Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi ragazzi, car to car in solo, requisiti, officina con all'interno il veicolo a prendere le modifiche, la possibilità di chiamare Tony o Dax, dovremmo avere ragazzi almeno un bunker. A questo punto entriamo all'interno del bunker ragazzi, o con un veicolo o a piedi, non cambia assolutamente nulla, e a questo punto riusciamo dal bunker. Una volta fatto ciò dovremo dirigerci ragazzi dalla nostra auto-officina. Una volta che siamo arrivati dalla nostra auto-officina ragazzi, non ci resterà altro che entrare all'interno. A questo punto, una volta che siamo arrivati all'interno della nostra auto-officina, ragazzi, andiamo a cercarci il veicolo da cui prendere le modifiche. Diventiamo membri del CEO o del Motorcycle Club, ragazzi. E a questo punto dovremo andarci a chiamare o Dax o Tony. Con Dax dovremmo aspettare un po' di più ragazzi per poi salvare il veicolo moddato, con Tony invece dovremmo aspettare un pochettino di meno. Se succede come a me, che io non ce l'avevo ragazzi nel telefono perché l'avevo tolto, andate sul menu interazione, andate su inventario, dopodiché andate su contatti telefonici e andate a mettere quello che vi serve. Io in questo caso riattiverò Tony. Una volta fatto ciò raga, cosa facciamo? Chiamiamo subito Tony, e una volta che abbiamo chiamato Tony dovremo andare ad avviare un incarico di Tony, niente di più semplice. E appena raga selezioniamo AUX, se giocate la play, per richiedere l'incarico in alto a sinistra, dovremmo spammare subito freccia destra. A questo punto entreremo nel menu delle modifiche raga, fate una modifica al veicolo e tornate a posto in automatico ragazzi, appena cliccherete per fare la modifica. A questo punto scendiamo dal veicolo e andiamo dal veicolo che vogliamo moddare ragazzi. E una volta che siamo davanti al veicolo schiacciamo freccia destra e quindi sbadabam ragazzi, avremo moddato il veicolo facile facile, veloce veloce. Non possiamo comprarlo finché non finisce il timing in basso a destra, che sono circa 20 minuti ragazzi, a meno che non fate in questa maniera: invitate un vostro amico all'interno dell'auto officina e la fate comprare a lui ragazzi, oppure aspettate il timing. Quindi a questo punto, se vi è piaciuto il video lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, supportate il canale, e se vi volete abbonare e supportare ulteriormente il canale per vedere dei video esclusivi solo per gli abbonati, ragazzi, ne sono grato. Bella regà, alla prossima. Sbadabam.